È passato poco tempo dalla grande disfatta sul Don. Il fronte ormai è tutto intorno a noi. Dobbiamo ritirarci, ma per uscire dalla sacca dobbiamo combattere. Sono giorni che ormai si combatte quassù. I tedeschi non vogliono farci salire sui camion. Quei pochi che avevamo noi sono stati distrutti o abbandonati perché non partivano più. Ci restano solo una manciata di muli, ma li usiamo per trainare feriti e quel poco di artiglieria ancora utilizzabile. Qualcuno se ne esce con frasi del tipo: "Ragazzi, oggi è Natale", ma non con aria gioiosa. Infatti c'è ben poco da festeggiare. Alcuni neanche ci credono. È un giorno di morte come gli altri. Gli unici regali sembrano le cannonate che i sovietici ci tirano addosso quasi incessantemente. È Natale, ma nessuno ride o festeggia. Nessuno canta. Ogni giorno qualche compagno ci lascia. Ma qui il freddo ammazza più dei fucili e dei cannoni. Ci arrivano continue sollecitazioni da parte del comando tedesco. Dicono che dobbiamo tentare di sfondare nuovamente la linea russa per liberarci dalla loro manovra e riorganizzarci una volta congiunti al fronte. Questi ordini ci vengono riferiti dai nostri ufficiali, ma non con grinta né con aria di incoraggiamento. Loro di più hanno ormai perso la speranza. Non riceviamo più lettere dai nostri cari da settimane. Chissà se ci danno già per morti o prigionieri. I russi festeggiano la notte di Natale come fanno ogni giorno, a colpi di cannone e cariche di fanteria, contro le quali non riusciamo più a resistere. Ma questo giorno ci ha dato la grinta di muoverci un'ultima volta contro di loro. All'alba iniziamo. Italiani e tedeschi, tutti insieme, schiariamo addosso al nemico tutto il piombo che ci rimane. Tra la neve e i cadaveri, corriamo rabbiosi verso le loro postazioni. E ci tuffiamo nelle buche per farli a pezzi. Tutti insieme abbiamo deciso che questo sarà l'ultimo Natale lontano dalle nostre famiglie. L'alternativa è una sola: morte.